Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy, dove la scorsa volta abbiamo raggiunto finalmente il pianeta di Zerard e adesso siamo pronti per rinnovare il nostro passaporto galattico. Ci eravamo lasciati l'ultima volta dove io ero un po' febbricitante, se non ricordo male, ero abbastanza influenzato e adesso invece mi sono abbastanza ripreso, quindi sono carichissimo di energia per poter registrare nuovamente. Ho preso un periodo di pausa dove, ahimè, non ho registrato, appunto, e quindi mi sono un attimo dovuto, ridocumentare su ciò che dovevamo fare all'interno di questa sezione. Allora, qui i bauli li avevo presi tutti, se non erro, e adesso dovevo andare appunto al palazzo per, rinnovare il mio passaporto galattico. Allora, ci sono diverse cose che ovviamente devo dirvi, o comunque sulla quale devo aggiornarvi, ovvero il fatto che devo necessariamente fare probabilmente una pausa dal farming, cioè dal farming, dal gioco, appunto, proprio perché devo praticamente farmare. Devo farmare perché, come potete vedere, ci sono tanti di quegli oggetti che devo in realtà comprare, che devo in un qualche modo devo poter equipaggiare ai miei personaggi e quindi sicuramente o vendo qualcosa, a dire la verità, però effettivamente non saprei cosa vendere, anche perché credo di essere addirittura in deficit di oggetti da poter vendere, anche perché adesso le scritte si leggono fortunatamente, però ho avuto purtroppo problema di non poter leggere altro. Quindi fatemi vedere un attimo una cosa, perché devo un attimo ricalibrarmi. Allora, con uno shuriken tonante. Lo shuriken tonante io in realtà non ce l'ho. Questa è una frantumatrice con una spaccasassi, che però ovviamente non ho. Questa con una Rambler Rose, che però ovviamente non ho. Questa invece con un avambraccio normale, che ovviamente ancora non ho. Ok, quindi ancora devo far level up-are alcune armi. Ok, però vediamo se ho qualcosa da vendere. Queste cose mi piace in realtà farle insieme, proprio perché mi permette anche di gestire un pochino quella che è l'aspetto economico barra gestionale del mio, diciamo, del mio essere giocatore, perché in questo momento, come potete vedere, le monete del cacciatore, ad esempio, le monete del cacciatore valgono comunque qualcosa da vendere. Io ne ho accumulate 8, però come potete vedere, vendendole riuscirei a fare comunque un bel po' di soldini. Cosa che però al momento non voglio fare. Non voglio fare perché non so, magari avrò modo di poter farmare a breve e poi ritornare comunque off camera o per fatti miei e comunque prendere tutto ciò che mi interessa. Ovviamente esploriamo tutta la città perché la mappa, come potete vedere, è abbastanza limitante, perché comunque i confini sono ben delineati. Non stiamo parlando di un vero e proprio open world, quindi la possibilità di poter esplorare, la possibilità comunque di poter ottenere oggetti è sempre dietro l'angolo. E quindi sarebbe stupido da parte mia non guardare, non curiosare. Tra l'altro, qui è possibile incominciare, se non erro, anche la side quest per quanto riguarda gli Insectron. Dato che comunque qui c'è l'arena, ma questo già ovviamente ci è stato detto in precedenza. Non so se qua l'emulazione avrà forse un pochettino di lag, perché comunque qua ci sono diverse cose che potrebbero farmi laggare un pochino. Anche se in realtà non credo, perché la mia macchina, intesa come computer, dovrebbe reggere il tutto tranquillamente. Allora, di qua io però, se non erro, non ci posso andare anche più tardi, perché qui praticamente è dove si cambiava la zona, se non sbaglio. Allora, proviamo ad andare un attimo così, giusto per fare un po' di esplorazione. L'esplorazione in questi giochi per me è tutto. È fondamentale, oserei dire. A me piace tantissimo girovagare. Tra l'altro, il fatto di non ricordare al 100% tutto quello che c'è all'interno di questo gioco mi piace da matti. Perché
Tra l'altro, come potete vedere, abbiamo la possibilità di sbloccare anche le botteghe. Quindi approfittiamone. Così prendiamo sia oggetti nuovi. Qui tra l'altro c'è una bottega. Che è una bottega che tratta cosa? Fatemi vedere. Ok, pozione, zeranio. Ok, tutti i materiali che comunque possono essere utilizzati per che possono essere utilizzati per il crafting o per l'eureka. Allora, sblocchiamo il teleport, così già ce l'abbiamo. Anzi, qua effettivamente, adesso che mi ricordo, questa dovrebbe essere tutta la parte diciamo della cittadina, dove è possibile appunto acquistare e trovare roba. Quindi, qui c'è un negozio d'armi, mi sa. Questo potrebbe essere un bel problema, perché Allora, la Rambler Rose io la dovrei comprare in realtà. Guardate quante armi che ci sono. Mamma mia. E io sono praticamente squattrinato. Qua devo comprare tutto praticamente. Devo comprare tutto, far livellare tutto. Cioè, qui c'è un lavorone da fare dietro che penso sia abbastanza... No, questa è la prigione. Penso che sia anche abbastanza... diciamo, abbastanza evidente da fare. Perché comunque in un gioco di ruolo del genere il level up, il potenziare le armi è tutto. È letteralmente tutto. Quindi mi costringono praticamente a combattere e fare di tutto. Allora, vediamo il teleport dove ci porta. Perché non vorrei che effettivamente sia troppo lontano. Ah, ok, va bene. Se ci porta qui si può anche fare. Così siamo praticamente dove eravamo all'inizio, no? Quindi stiamo sbloccando praticamente tutti i teleport da poter utilizzare dopo. Ah, anche se qua in realtà siamo un po' più lontani. Peccato che non ci sia lo sprint. Io l'ho sempre detto, questo gioco ha quest'unico difetto, che praticamente non consente di sprintare. A me dispiace in realtà se da un lato perdiamo anche un po' di tempo a causa di queste sezioni di gioco, che possono sembrare noiose, ma in realtà fanno parte del gameplay. Quindi io voglio portare una cosa completa, cioè voglio portare un gameplay completo. Cioè, è inutile che porto soltanto i pezzettini fatti così, tutti belli, carucci. Cioè, non avrebbe senso. Mentre invece così comunque c'è la possibilità, anche qualora, di poter andare avanti col video e poter effettivamente fare quello che ovviamente faccio io, magari per chi lo vuole seguire come una guida, chi non ha mai potuto giocare questo gioco e magari adesso ne ha la possibilità. Allora, prima di andare da questo lato, in realtà, se non ricordo male, esatto, qui c'era il teleport, così effettivamente dopo possiamo teletrasportarci qui ed evitare comunque di fare tutta, diciamo, tutta quella strada a piedi. Quindi avrei potuto farlo prima, solo che non lo ricordavo. Tu cosa vendi invece? Tririnascita, attenzione, ceneri del pirata, scarponi, quindi anche tu hai praticamente altre armi. Mamma mia, qua è una spesa continua praticamente. Cioè, io qua dovrei comprare praticamente tutto, se devo essere coerente con la linea di pensiero che ho in questi giochi di ruolo. Infatti non vedo l'ora magari di poter magari combattere ove possibile. Io mi ricordo che comunque c'è una sezione qua dove poi sarà possibile combattere. Sarà possibile comunque anche fare soldini. Quindi sicuramente perderò del tempo farmando per conto mio, comprando tutte le armi e livellandole successivamente. E poi ovviamente le uniremo insieme, proprio perché cercherò comunque di farvi vedere sempre comunque i crafting che farò con le varie armi. Quindi questa, diciamo, è una cosa scontata, oserei dire.
quelle sono parti che farò io off camera, livellare, far salire l'esperienza alle armi, farmare i soldi, ovviamente combattendo, facendo tutto quello che c'è da fare. Quindi quella è una cosa che sicuramente farò per conto mio. Oh, mani astrali, vedete? Si trovano anche delle armi così, che magari mi fanno risparmiare qualche cosina di soldi. Qui c'è qualcos'altro. Stereo per 3. Queste sono tutte cose che servono per Simon e per l'altro. Allora, tu cosa vendi? Va bene. Cure. Ricaricatore, cubo di ferro. Ok, tutti oggetti che comunque servono per l'Eureka. La cosa buona è che gli oggetti che vengono utilizzati prevalentemente per l'Eureka possono essere trovati anche dai mostri, o comunque possono essere droppati dai mostri. I negozi aumentano, diciamo, la velocità con il quale si possono ottenere degli oggetti che magari si trovano più in là, però diciamo che... Madonna mia, guardate qua quante altre armi che ci sono! Cioè, ma qua è una cosa pazzesca. Cioè, qua per comprare tutto devo vendere, devo ipotecare tutto il gioco praticamente. Madonna, ci sarà veramente un casino da farmare. Qua, cosa, se non sbaglio, non mi fa passare, vero? Eh sì, non mi fa passare. Non mi fa passare. Allora, proviamo ad andare dall'altro lato. Spero di trovare comunque un altro teleport oltre a quello, perché se non ricordo male dovrebbe esserci il teleport, esatto, per l'arena dell'Insectron, che dovrebbe essere questo, se non ricordo male. Vediamo se è così. Esatto, questo è l'Insectron Arena, dove qua si possono comprare tutte le cose che necessitano per far crescere di livello o comunque nutrire i vari insetti che appunto abbiamo. Allora qua sicuramente ci faranno una piccola introduzione. Hey, it's you again. So you're gonna be in the Insectron tournament, huh? This is the Insectron stadium? Huh. Nice place. It's the hottest competition in the galaxy right now. Oh yeah, the other day I found a great insector on Jiraika. Thanks to it, I've gotten as far as the D rank champion. Pretty cool, huh? Really? Well, that's great. First, you gotta start at the bottom, E rank, and work your way up. I'll see you in the D rank finals. All right, then. You better watch out. Just make sure you get to D rank before I get too old and have to retire, okay? Anyway, I'll be waiting for you. Make sure to train some good insectors. Beh, per quanto riguarda gli Insectron, ci studieremo più in là. Al momento non è una mia priorità e ovviamente non ho intenzione di perdere, diciamo, ulteriore tempo con le battaglie di Insectron. Avrò modo comunque di poterlo fare anche più in là, non vi preoccupate. Anzi, più in là andiamo, più saremo forti con gli Insectron e quindi avremo la possibilità di scalare molto più facilmente. Proverò a portarvi anche le sezioni di Insectron. Non ne sono sicuro al 100%, perché in realtà a me l'Insectron mi ha un po' annoiato. Quindi diciamo che in realtà non è un obiettivo che mi sono predisposto di fare. Però, essendo che comunque sto portando una serie sul canale e intendo farla nel miglior modo possibile, probabilmente un po' di impegno anche da parte mia ci sta. Allora, dopo aver esplorato finalmente tutta la città, aver preso anche alcuni forzieri, ecco lì ce ne sono ancora. Ehi, la posizione dei forzieri, a dire il vero, me ne ricordo, la maggior parte me li ricordo, se devo essere onesto. Non so perché, a dire la verità. Perché comunque magari uno non ricorda la storia, non ricorda nulla, mentre invece successivamente si ricorda invece dove sono i bauli. Cioè, a parte il fatto che, ripeto, non essendo questo un vero e proprio open world, la possibilità di trovare subito e comunque forzieri, anche con un minimo di esplorazione, diciamo che è abbastanza facile, no? Cioè, trovare forzieri anche soltanto percorrendo un corridoio che sembra essere invece un vicolo cieco, in realtà porta comunque a delle cose buone. Allora, facciamo un po' di... Esatto, facciamo un po' di Eureka per i nostri amici.
Facciamo anche qualcosa per Steve, dato che lo utilizzeremo a breve nuovamente nel nostro party. Forza antifulmine è abbastanza interessante. Ok, poi che qui impariamo schivata. Qui impariamo forza antifuoco, che è utile. Ovviamente con la scusa avrò possibilità anche di aumentare i miei personaggi di livello, che è una cosa abbastanza utile. Ok, ci siamo riusciti. Allora, abbiamo consegnato anche tutti gli oggetti, abbiamo fatto tutto per il momento, quindi possiamo concentrarci, possiamo concentrarci sulla storia principale al momento. Ecco, lì c'è un altro teleport che ovviamente possiamo sbloccare, che in realtà avrei dovuto sbloccare prima. Allora, lo scrigno ha una trappola. Boh, non lo so. Ok. Antica pergamena 1. Vabbè, ricordarsi le trappole penso che sia forse un po' troppo. E ovviamente non vado a cercare nessuna guida, non cerco nulla. Lo gioco come lo ricordo io, questo gioco. Quindi non voglio avere nessun aiuto, nessun appoggio esterno. Penso che sia anche una cosa abbastanza plausibile. Non ricordo se c'erano altri forzieri. Io per sì e per no voglio controllare tutto il perimetro. Così almeno sblocchiamo anche la mappa. Anche se credo che non ci siano altri. Diciamo, credo che non ci siano altri. Diciamo altri. Ah no, là ce ne sono. Qua ce ne sono altri. Vedete, mi ricordavo che non era l'unico forziere. Ricaricatore. Sto buono, importante. La cosa buona è che comunque qua i forzieri si aprono tutti senza chiavi particolari. Pietra tonante, vedete, abbiamo un bel po' di roba. Allora, non ricordo se qua triggeravo lo stesso filmato, anche se entravo da un altro lato, perché in realtà io volevo andare prima lì nella bottega. Perché la bottega, esatto, c'erano degli altri forzieri, dove uno ovviamente possiede una chiave, vedete? Non si può aprire senza la chiave delle stelle, però qua possiamo aprirlo. Polvere dei sogni. La bottega è qui. E se non ricordo male, non vendeva. Infatti, non vendeva nulla perché al momento era chiusa. Si sbloccava più in là, forse. Ok, non c'è più nulla da cercare. A dire la verità, forzieri li abbiamo aperti tutti qua. Quindi va bene. Possiamo andare avanti con la trama. We'd like to renew our travel visa, number ZR-KJ1701, the Dorganark. Oh, I'm so sorry. The Galaxy Corporation has like temporarily suspended visa renewals. Boo hoo. Come back again, okay? Huh? What are you talking about? In case you haven't noticed, we've had a bit of a small problem, okay? Everyone, like, knows this already. Explain it so we understand! Eee! OMG, scary! Why, Iota? Here! Come on! She's over here, Robert! Calm down, Henry! Hmm? Oh, it's Mio! I can't believe I'm seeing Mio face to face for the very first time! It's the real Mio. Mio live and in person. Smile! Huh? Oh, ciao, baby. How rude! Calm down. Have you lost your manners? Oh. Henry, could you take our picture? Cheese! My life! I'm Robert, member number 00756. Ha! That's nothing. I'm Henry, member number 00125. Oh my! I don't believe it! Both of you in the triple digits? Oh, you must really love little old Mio! I'm so happy. Ready?
One, two. Lovely honey, Mio! Kawaii! Quit dancing around. Tell us why you can't renew our visa. You keep goofing around, and I'm gonna pulverize you! Wow. Huh? She's totally the one that did it. She said she was gonna blow me up or something. What? And these guys over here are her accomplices. Huh? That's not true. Shut up, you Draxian spy. No! Wait! Just listen to our side of the story. Gosh. So icky when a bad guy doesn't know what to give up. Like, I can't believe they'd try something like this. It's so totally lame. Good things Arad has Rosencaster Prison, though, huh? Thank goodness, too, or else they'd be weirdos like you everywhere. Go turn over a new leaf now, okay? Toodles! You'll regret this! That was a cinch. Sorry, Jaster, but I need you off the ship. I'm not gonna let you get in my way. Quindi a quanto pare c'è Zegram dietro tutto. Wow, figo. I am Alec Rosencaster. Carino. I am the warden of this prison. You certainly look like criminals. I was told all of you are Draxilian spies. Do you have anything to confess? It's a false accusation. We haven't done anything. Listen to me. We just came to renew our galactic travel visa. We had nothing to do with that explosion. Take a good look at us, Warden. I mean, come on. We can't be criminals. We don't look suspicious at all. You really are sticking to that story. Huh. It doesn't matter anymore. You could be innocent or guilty. It means nothing to me. The only thing that's important is that you're here now. You really are lucky to be in this prison today. You can atone for your crime and contribute to the progress of life as we know it. What? What are you talking about? You'll see soon enough. Place all of them in a level 4 cell. Yes, sir. Hey! Ow! Go! Damn it. It won't be easy to escape this place. We're in some real trouble now. Oh, why did we have to get thrown into Rosencaster's prison, of all places? You know what they call him? The Guardian of Hell. Once you're in here, there's no getting out. It's all over. Beh, vediamo cosa vuole questo detenuto misterioso. Non ci parli, eh? Proviamo a uscire. Niente da fare. Hey youngsters, why don't you calm down a bit? Save your strength for when you need it. You really think we can calm down? We didn't do anything. We're innocent. Ah, mistakes get made all the time in this world of ours. And interplanetary wars are the height of stupidity. Who are you? So, what should we do? Do we need to bribe someone or what? That's it. We're digging our way out. What? Have you completely lost the plot? It'll take years to escape that way. It's not gonna happen. Hey, keep it down. A
For crying out loud, we leave our post for just a sec and we get slapped with cleanup duty for a month. But it was so worth it for being able to meet Mio in person. I still can't believe it. Hey, by the way, your membership number was lower than mine. How'd you manage to pull that off? Oh, come on. I'm miles different from wannabe fans like you, Robert. Whoa! Robert, check it out! Mio's changed into her jammies! Oh, what kind of dreams will you have tonight, Mio, my sweet? If I could only be your blanket. What I would give to be your pillow for just one fluffy, cuddly night. Here we go. What? We apologize for the delay. Would you like to come along? What? Are you breaking out? This is unjust detention. There is no reason I should be in here. You were innocent too, weren't you, my pirate friends? Pirates! So you knew. Who the heck are you, anyway? This doesn't feel right. Well, you can always stay here if you like. I'll make sure it's locked good and tight. All right, fine. We're coming too. We won't get anywhere stuck in this place. Come on. Beh, sinceramente un aiuto non lo rifiutiamo, giusto? Bottega. Ovviamente mi hanno detto di aiutarvi il più possibile addirittura. Ovviamente lui non vende chissà che cosa. Vende soltanto forse... questo qua vedete, bazooka. Bazooka, questo in realtà dovrei comprarlo dopo. Però va bene, qua credo che adesso... cominceranno anche le varie battaglie, perché dentro la prigione sicuramente ci saranno le varie battaglie. Ok, qui forse si sale, ma non mi interessa. Prima esploriamo gli altri corridoi. E infatti noi siamo al piano numero 4. Quindi penso che la nostra cosa sia risalire. Esatto, qui ci sono dei bauli. Iniziamo a prendere tutto quello che possiamo prendere. Benissimo, pozioni, tonici, questo va tutto ottimo, tutto ottimo. Anche qui ci sono dei forzieri, quindi prendiamoli. Non vorrei che qui ci sia un mimic. Oh, spacca metallo. Che è un'altra spada per Jester. Pozione curativa, che tra l'altro, se non ricordo male, qua la spacca metallo mi serviva proprio per lo scrigno e una trappola. Rimuovi la trappola del ladro. Ok, per rinascita. Beh, immaginando che appunto siamo in una prigione, la cosa più plausibile era appunto il ladro. Allora, dato che io comunque voglio prendere subito il bazooka e voglio andare avanti, vendo qualche cosina. L'antidoto costa troppo poco. Questo costa poco. Questo pure. Vorrei vendere qualcosa che in realtà costasse un po' di più. La tri rinascita è un peccato venderla in realtà. Vabbè, mali estremi, estremi rimedi. Le medaglie del cacciatore in realtà mi servirebbero. Però va bene così. Tanto qua non ci torneremo più, quindi per ora è la cosa più giusta da fare. Allora, proseguiamo un po'. Ovviamente non posso staccare la puntata qua, dato che non abbiamo concluso praticamente niente. E ora, se non sbaglio, qui appunto dobbiamo riuscire a risalire tutti i piani fino ad arrivare comunque in cima, se non erro. Don't we have to hurry? Ok, vedete, piano numero 3. Esatto, qui noi piano piano dobbiamo cominciare praticamente a risalire. Ok.
se così si può dire. Esatto, e qui si comincia. Ok, qui facciamo comunque abbastanza danno. Oddio. Non pensavo già subito, manco il tempo. Beh sì, effettivamente sono di livello basso. Simon che si fa killare così. Sta consumando tutte le rinascite. E anche il suo equipaggiamento che è un po' scarso, eh. Ovviamente i primi combattimenti un pochino ci daranno qualche noia, perché dobbiamo aumentare appunto il level up di queste armi. Qua mi sa che dovrò perdere un bel po' di tempo per diciamo per farmare, per level upare. Sicuramente perderò tantissimo tempo off camera, su questo non c'è dubbio, anche perché voglio accumulare soldi. Diciamo che il mio obiettivo principale è quello di fare soldi, level up e tutto quello che ovviamente c'è da fare. Il fatto che comunque levano parecchio come danni, giustamente non ci aiutano. Non ci aiutano proprio. Siamo abbastanza deboli. Ecco, ora qui, se non ricordo male, se dovessimo incontrare dei mostri qui sul metallo, dovevo utilizzare la spacca metalli. Pozione curativa per 4 e rinascita. Ah, mi ricordo che ogni volta che noi scendavamo praticamente, sì, c'erano dei forzieri, però noi dovevamo andare verso le porte, le altre porte. Queste non si aprivano. No. Ah, sì, ce l'ho in mente la prigione un pochino. Utilizziamo questa, così almeno. Dai, però, madonna mia, si fa. Bene, cerchiamo di essere un po' più, diciamo, arcigni. Allora, eccoli, c'è un altro baule. Devo stare attento perché i bauli qua comunque non dico che si camuffano, però possono nascondersi. Infatti, molti li beccavo. Questa è una cosa che mi succedeva anche la prima volta che ci giocavo. Li beccavo praticamente quando risalivo. E automaticamente si ricarica presto questa. Gli status negativi fortunatamente passano
nel momento in cui finisce la lotta. Quindi già questo è una cosa un po' più positiva, se così si può dire. Meglio sprecare un paio di pozioni che sprecare le rinascite. Questo sono assolutamente convinto. Allora, proseguiamo. Ah, ci sono altri forzieri, come potete vedere. Ci sono altri soldati, ma non è un problema nostro. Tricura. Teschio del Dio Drago. Ecco, questi già vedete sono oggetti che ci permettono di fare delle eureche. Vedete, spada di luce livello 2. Ottimo. Madonna, già fare la spada di luce livello 2. Wow, non pensavo potesse essere possibile già così veloce. Cioè, la spada di luce io mi ricordo di averne abusato praticamente durante tutta la fine del gioco. Proprio abusato in maniera evidente. Dare una pergamena a lei potrebbe essere comunque utile. Tanto le pergamene di livello 1 avremo modo di poterne recuperare diverse, quindi non è assolutamente un problema. Turbine di missili è buonissimo per Simon, veramente veramente buono. Allora, per Zegram al momento non facciamo nulla, perché Zegram sarà diciamo un membro abbastanza evasivo per quanto riguarda il nostro party. Allora, facciamo tanta attenzione anche ai bauli che si possono nascondere qui, diciamo subito agli angoli, perché ce ne sono alcuni, vi avverto, ce ne saranno. Allora, bottega. Cosa ci dai tu? Vediamo. Pozione curativa. Ecco, vedete, qui ci sono già diverse armi. Ci sono diverse armi che qui in realtà dovrei comprare. Per cui, ragazzi, io direi che è il momento di fare il mio primo taglio di farming a disposizione del gioco. Quindi, niente. Io mi metto sotto e ci vediamo dopo. Data la lunghezza della puntata, mi dispiace, ma devo assolutamente tagliarla qui. Perdonate questa chiusura molto brusca con schermo nero, ma non avevo modo di poter sistemare in maniera diversa. La prossima puntata comincerà direttamente, senza introduzione e senza saluti, ahimè, dato che appunto è una separazione di questa stessa puntata che stavo registrando. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo ovviamente alla prossima.